Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi mega video haul riguardo gli acquisti che ho fatto tra settembre e ottobre. Sono un bel po', sarà un video abbastanza lungo. Ho fatto acquisti da Sephora, Kiko, Wycon, MAC, Erbolario. Ho preso anche delle cosine su vari siti tipo Mulac, Nabla, Ecoverde. Alcuni prodotti li avete già visti, altri li sto utilizzando, altri ancora sono nuovi. Se riesco vi farò anche qualche swatches e ve ne voglio parlare più nello specifico. Tra l'altro qua a Milano il tempo fa schifo perché sono le 4 di pomeriggio di lunedì, non so questo video quando lo caricherò online, e sembrano le 8 di sera perché qua è già buio, quindi fate un po' voi, in più c'è il diluvio universale. Vabbè, lasciamo stare. Comunque questo mega video haul lo voglio dedicare a una ragazza che cercava in tutti i modi di essermi amica, tra virgolette amica, anche se io all'amicizia do un valore. E poi che cosa mi ha detto? Io sono invidiosa di te, però io alla tua amicizia ci tengo tanto, ma io sono invidiosa di te perché tu acquisti tanto, perché tu di qua, perché tu di là. Insomma, in amicizia non ci deve essere invidia, non ci deve essere gelosia. Se una mia amica può permettersi di acquistare un sacco di prodotti, io sono la prima a essere felice per lei, non posso essere invidiosa, altrimenti non è amicizia questa. E quindi questo video vuole essere della serie e questo è dedicato a te, alla tua brutta invidia, sei immensamente Non posso dire il nome perché è una ragazza che fa video qua su YouTube e non mi pare il caso di fare pubblicità. Detto questo, insomma, sono persone che lasciano un po' il tempo che trovano. Vi dico solo che ho conosciuto tante persone su YouTube, persone che fanno video qua su YouTube, con cui mi sentivo anche tutti i giorni, ma con un paio, ad esempio, stalker a manetta, perché tra l'altro ho dovuto mettere di mezzo l'avvocato, ho chiamato mio cugino che fa maresciallo dei carabinieri come lavoro, insomma, e ho dovuto mettere il telefono e il computer sotto controllo perché queste persone erano così attaccate come delle cozze al culo e insomma davano fastidio, e quindi ho dovuto prendere provvedimenti. Con altre invece lasciamo stare, perché poi abbiamo sì litigato, ma per cavolate, io e i miei difetti come tutti, però insomma non si può litigare per delle stupidate. Ah, colgo l'occasione per salutare la mia amica Cristiana. Mua, ciao tesoro, ti voglio bene. Detto questo, direi di partire. Allora, Nabla. Di Nabla vi ho già fatto una recensione sulla collezione The Matte Collection, che a me è piaciuta molto, ad alcune no, però The Gustibus. Tra l'altro ho preso sia la palette Liberty Rose Gold, sì scusate, non ho smalto perché dopo il gel le mie unghie sono rovinatissime. Comunque all'interno ci sono i 12 ombretti matte super matte, favolosi, molto pigmentati, alcuni un po' farinosi, però insomma mi piacciono un sacco e ve li consiglio, essendo refill li potete acquistare magari uno alla volta oppure quelli che vi piacciono di più. Io l'ho pagata in sconto 74 euro, 76 euro, non mi ricordo, a prezzo pieno viene 106 euro. Non sto qua a fare polemica riguardo il prezzo perché insomma ho già detto quello che penso nel video recensione su questa collezione. Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole con i propri soldi, e quindi ragazze è così, c'è chi l'ha acquistata a prezzo pieno, chi in sconto, chi non l'ha acquistata, insomma. Detto questo, direi di passare a Mulac. Anche di Mulac, nel mio ultimo video avete visto la linea Wilberry 10, prodotti per capelli, su 4 prodotti ne ho presi 3. Ad oggi ve li riconfermo perché sono favolosi, e quindi lo shampoo, eccolo qui, che sono già arrivata più o meno, sì, non dico a metà, ma quasi, e lo utilizzo ogni qualvolta mi lavo i capelli, non mi crea forfora, prurito, irritazione, niente di niente. Poi aspettate che c'è un pelo, anzi un capello, questo che è il siero olio per capelli, la pozione magica, che può essere utilizzata in diversi modi, prima o dopo l'asciugatura dei capelli o come impacco pre-shampoo, cosa che ho fatto ieri sera, l'ho tenuto in posa un paio d'ore sulle lunghezze, sulle punte, poi sono andata a lavare i capelli, o come maschera notturna. E come maschera notturna, come già detto, mi sono trovata male perché non ho visto benefici. E poi altro prodotto è la maschera. Maschera buona, la linea ha un ottimo profumo, molto simile al Faraway di Avon, che è uno dei miei profumi preferiti, tra l'altro in generale non solo di Avon, però questa maschera districa ben poco, io avendo tanti capelli e molto lunghi, arrivano fino a sotto il seno,
Insomma, di maschere ce ne sono di meglio, sicuramente quelle della Garnier Ultradolce sono le migliori, ma anche quelli della Frank Provo non mi dispiacciono, ma questa una volta finita non la ricompro più. Poi ho voluto prendere anche la Shape the Way, che è semplicemente la spugnettina per il correttore e fondotinta che ancora non ho provato e quando la proverò vi farò sapere. E poi ho preso anche il set di pennelli. Anche qua potete acquistare un pennello alla volta, quindi singolarmente potete prendere il set di pennelli solo per occhi o solo per il viso. Io anche qua, spesa folle, ho preso il set completo, si presenta così. Non ve ne parlo oggi in modo specifico, comunque ci sono 1, 2, 3, 4 e 5. Questo qui è un pennello da illuminante, questo qui con le setole nere per il viso e poi tutto il resto sono pennelli per gli occhi. Alcuni sono sporchi perché li ho utilizzati, perché come sempre io quando acquisto prodotti poi li utilizzo, non è che faccio la figa, ve li mostro e non li uso mai. E sono pennelli molto buoni, è un set, vale la pena insomma prenderlo perché mi piace, perlomeno è un consiglio che do anche a voi se cercate un set di buona qualità di pennelli, e top insomma. Poi ecco verde, anche qua ho preso delle novità che avete visto e rivisto in 250.000 video. Per il viso della Puro Bio ho voluto prendere il Sublime Drop Foundation Anti Pollution, sempre al contrario certo, questo qui, che è un fondotinta liquido con il contagocce numero 02 da 15 ml. Non vi so dire se ho fatto bene o meno a prendere questa tonalità, perché come potete notare forse è un tono più chiara rispetto al mio incarnato. Lo proverò e vi farò sapere. Scusate se sentite rumori, ma c'è Margot che ha problemi forse di otite, non lo so, la devo portare dal veterinario. Comunque, e poi il Sublime Luminous Concealer, che è semplicemente il correttore luminoso, anche questo numero 02. Anche questo mi sa di averlo preso abbastanza chiaro, è praticamente bianco. E ne ho sentite di tutti i colori riguardo questo prodotto, c'è chi dice che è buono, c'è chi dice che non copre, c'è chi dice che è solo luminoso. Insomma, lo proverò e vi farò sapere. E poi, sempre di Puro Bio come novità, vi faccio vedere i 3 ombrettini in refill che io ho messo all'interno di questa palette di Nabla da 12, acquistato un po' di tempo fa. E tra l'altro all'interno, sempre tempo fa, prodotti che non vi ho mostrato perché altrimenti avrei fatto solo video haul, avevo preso anche altri ombretti di Puro Bio, infatti li ho inseriti in questa palette, e i 3 nuovi sono questi. Quindi un rosa che è il numero 25, tra l'altro sono ombretti metallizzati, sono stupendi anche al tatto. Poi il numero 24 che fa molto Natale, ecco qui, che è un bellissimo oro molto intenso. E poi quest'altro che è un argento, fa molto, non lo so, Capodanno forse, ed è, aiuto, questo qui, eccolo qua. Tra l'altro ve li consiglio con i polpastrelli da applicare sugli occhi, perché con i pennelli, non so, perdono di pigmentazione, però devo dire che sono favolosi. Poi, sempre sul sito Ecoverde, sempre di Puro Bio, perché li ho trovati a poco prezzo, ho voluto prendere altri 2 pennelli. Questo è il classico pennello d'ombretto e questo, come potete notare, è angolato, abbastanza fitto, ottimo come pennello da sfumatura o anche per applicare il correttore, ma lo utilizzerò appunto per sfumare gli ombrettini. Poi altri 2 ombretti, pennelli da ombretto, scusate, non so come parlo oggi, di Benecos. I pennelli di Benecos costano poco e ho voluto prendere questi 2 col manico azzurro, un pennello da ombretto a lingua di gatto, e quest'altro invece, pennellino col manico rosa, un pennello da sfumatura. Infine, 2 prodotti, uno per il viso e uno per i capelli, sono della Domus Olea Toscana, che è un marchio abbastanza costoso, però devo dire che i prodotti sono ottimi. Per il viso ho voluto prendere la Sebo Lift crema sapone, purificante, sfogliante, astringente, sebo riequilibrante, idratante, lenitivo, antiossidante e antibatterico. Questo è un prodotto indicato per tutti i tipi di pelle, soprattutto per chi ha problemi di acne, per chi ha
come doni per chi ha una pelle come me da normale a mista. Si presenta così, è già la seconda volta che ricompro questo prodotto perché mi piace tantissimo, l'altro l'ho già finito, lo vedrete nei finiti. Ha una consistenza in crema, non brucia il viso, tra l'altro va a rimuovere molto bene i residui di trucco e non va a seccare la pelle, e utilizzarlo quotidianamente è una manna dal cielo, è una coccola. Anche se, come ho già detto, la marca Domus Olea Toscana in generale, prodotti per il viso ma anche prodotti per capelli, a livello di profumazione a me non piace, non so che dire, tant'è che ho preso anche della linea 11 questo prodottino da 50 ml, è una crema olio capelli di seta, della linea punto 11, foglia d'olivo, 11 piante toscane, in più c'è anche la fitocheratina. Si presenta così con l'erogatore, può essere utilizzato prima o dopo l'asciugatura dei capelli o quotidianamente, cosa che sto facendo io, magari un giorno sì, un giorno no, solo sulle lunghezze, sulle punte, per togliere via il crespo e per renderli belli morbidi. E qua c'è scritto che è indicato per tutti i tipi di capelli, è idratante, nutritivo, disciplinante, illuminante, sigillante punte e protettivo anticrespo. Favoloso. Poi, altra marca Erbolario. Io Erbolario lo adoro, soprattutto a livello di profumi e prodotti per capelli. Infatti, a questo proposito è uscita la linea acido ialuronico luce e volume, e io ho preso tutta la linea perché sapete che ultimamente sono andata in fissa con i capelli, perché ultimamente sono più rovinati causa decolorazioni permanente eccetera eccetera, e quindi ho preso lo shampoo. Sono tutti prodotti che ho acquistato a prezzo pieno, la crema balsamo e poi quest'altro che è spray bifasico mille virtù, che è un po' come la pozione magica di Mulac, quindi lo si può utilizzare prima o dopo l'asciugatura dei capelli, oppure come impacco pre-shampoo o come maschera notturna, o quotidianamente va agitato e poi applicato. Questa è una linea con acido ialuronico e in più c'è anche la cheratina vegetale e olio di cocco. La profumazione si sente tantissimo dal packaging e devo dire che è buonissima. Proverò questi prodotti e sicuramente vi farò sapere. Altra novità di Erbolario, sapete che sono usciti due profumi, la Danza di Fiori e Rabarbaro. Rabarbaro non mi è piaciuto per niente perché sa di, non so, profumo da maschio, da uomo, e a me non piace, non è piaciuto, ho provato i campioncini, lo odio, insomma, e mi è piaciuto molto Danza di Fiori. Anche qua io non sono solita fare così, di solito prendo solo il profumo, ma a sto giro mi è piaciuto talmente tanto, anche perché la profumazione è prettamente primaverile estiva, molto fiorita ma con una nota anche dolce. Ho voluto prendere il 50 ml profumo e poi anche la sua crema profumata per il corpo da 200 ml con il suo bagno schiuma da 250 ml. Insomma, ho preso tutta la linea, così almeno sono a posto per un bel po'. Tra l'altro, parentesi, sempre alla faccia di questa persona, alla faccia dell'invidia, alla faccia di tutti, sono stata oggi al centro commerciale di Arese e ho acquistato il mondo da Sephora MAC e Douglas. Ho preso due profumi da MAC, tra l'altro non li avevo mai provati, sono ottimi, due profumi da Sephora e due profumi da Douglas, di cui uno è diventato uno dei miei preferiti, di cui non posso più fare a meno, ce l'ho su ora ed è favoloso, può risultare nauseante ma ve ne parlerò sicuramente in un altro video. Detto questo, da Kiko invece ho voluto prendere della linea Dark Treasure semplicemente il fondotinta in stick numero 02, di cui ancora non ho provato nulla, per cui non vi so dire niente. Si presenta in questo modo e vi farò sicuramente sapere. Ovviamente in abbinato il pennello, perché mi è stato consigliato così. Ah, il fondotinta è il numero 03 Light Beige. E il pennello da fondotinta è piccolino, quindi non lo so. Margot, basta! Oh, è rotto! Ecco. Quindi questo qui piccolino, anche se io sono solita ad utilizzare il fondotinta liquido in stick, quello che volete, con la spugnetta. E poi ovviamente la cipria c'era solo di questo colore, perché non c'erano altre tonalità, c'è solo queste, basta, per tutte le carnagioni a quanto pare. E sono contenta perché sto utilizzando quella di Puro Bio e non avevo più cipria, quindi ho preso lei. La Finishing Powder, scusate ma io sono italiana, non sono americana, quindi il mio inglese è quello che è. Poi MAC, allora, da MAC ho voluto prendere due pennelli,
Uno è da sfumatura, il 2,24. Io ho già il 2,17, ho voluto prendere anche questo. E poi l'altro invece è un pennello 140S, che è molto 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 grande, però vedete è schiacciato ai lati ed è molto fitto. Ottimo da utilizzare per fare contouring, per il blush, insomma, molto carino. E poi tre ombretti in crema della linea Diesel Shadow Liquid, questa qui insomma. E sono molto molto buoni, io già ne avevo preso uno ad agosto mi pare o a luglio, e insomma ho voluto prendere anche questi qui, ve li faccio vedere in modo veloce. Questo si chiama Not Afraid to Sparkle, che è un bellissimo argento, questo qui è un argento vivo, che più vivo non si può, ed è stupendo ragazze, molto luminoso, possono essere utilizzati da soli, questo ad esempio anche come illuminante, come top coat, è bellissimo questo qua, è puro glitter praticamente. Quest'altro invece è il Rayon Rays, comunque, mamma mia, il mio English peggiora sempre di più, e questo è stupendo, sembra scuro dalla boccetta ma in realtà è abbastanza chiaro, eccolo qui. Ed è un bronzo, non troppo scuro. E l'altro invece si chiama, che è quello più chiaro in realtà, Beam Time, che è un marroncino che secondo me è per tutti i giorni, fa molto figo insomma, magari con un ombretto più chiaro nella piega per dare più profondità, non lo so, ma anche abbinato ad altri ombretti più scuri. Vedete, questo è più scuro e questo invece, l'ultimo, è più chiaro ed è un marroncino con dei riflessi sul rosa, però vedete sono molto tutti e tre luminosi. Poi passando invece a Wycon, sì dai Wycon, allora ho preso dei pennelli anche qua per gli occhi e uno per il viso. Allora per il viso è il F108, che è un pennello semplice da viso, ottimo sia per la cipria, blush e terra. Poi ovviamente ognuno fa quello che vuole con i propri pennelli. Poi gli altri tre invece sono dei pennelli per gli occhi. Il primo è F115, non ve lo apro perché non riesco, questi sono video proprio all'ultimo minuto, ed è un pennello a lingua di gatto da correttore in realtà, però io lo utilizzerò come pennello d'ombretto con pigmenti o ombretti magari pressati. E poi questi altri due da sfumatura. Il primo è E04, che è questo pennellino da sfumatura piccolino da precisione, ottimo per applicare un ombretto scuro verso la parte esterna dell'occhio o all'angolo dell'occhio, o per sfumare la matita, insomma è molto utile. E l'altro è E13, che è il classico pennello da sfumatura molto simile al 2,17 di MAC. Comunque, poi sempre di Wycon ho preso due mascara da utilizzare assieme per avere più volume e più ciglia incurvate. Il primo è il Fatal Glance, questo qui sul nero, e quest'altro è il Curvil Lashes Mascara, il mascara incurvante con il pack sul rosa confetto, insomma, poi li proverò e vi farò sapere. E Dolcis in Fundo, due acque corpo profumate, non potevano mancare, e il primo è Alicudi, acqua di Alicudi, che è il dupe di Alien, e acqua di Vulcano, che è il dupe di Hypnotic Poison di Dior. Detto questo, ultima marca, Sephora, dopodiché finalmente abbiamo finito, così poi mi fate sapere le vostre considerazioni con commenti, se avete provato qualcosa mi farebbe molto piacere, anche magari qualche consiglio, ricevere qualcosina da parte vostra, come commenti intendo, se è chiaro, per carità, prima che adesso, signore, ricevo chissà che cosa di commenti. Comunque, ho voluto prendere il Vancouver 3-in-1 al cocco, quindi fa sia da setting spray, da primer, ma anche per rinfrescare il viso, di Too Faced. L'ho già provato, va agitato e poi applicato, è fatto così con l'erogatore, fa durare un sacco il make up e mi piace tantissimo, eccolo qua. Poi, sempre per quanto riguarda il make up, ho voluto prendere due matite occhi sul nero,
perché dovete sapere che io ho la lacrimazione facile, soprattutto con il vento, insomma, io sono fatta così, con le allergie, eccetera, eccetera. Quindi sono sempre alla ricerca di una matita nera perfetta all'interno dell'occhio. Diciamo che ho preso questa, la Urban Decay Perversion, che io... Perversion si chiama? Scusate, prima che faccio... Perversion? Aspettate. Sì, Perversion. Comunque è nera, ha una mina molto morbida, ma non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché sbava un sacco e non dura all'interno dell'occhio. Quindi, essendo bella morbida, la utilizzerò semplicemente come matita base per gli ombretti. Ma in alternativa, un'altra matita che io ancora non ho provato, ma che ho acquistato lo stesso giorno, è di Make Up For Ever numero 10. Eccola qui, della linea Acqua XL. Poi, altri due prodotti di make up sono di Fenty Beauty. Il primo è famosissimo, è il Fenty Glow, questo qua, aiuto, non c'è più la confezione, è sparita. Comunque, questo qui, bellissimo, bellissimo, mi piace tanto, da utilizzare da solo o anche, perché no, come top coat sopra dei rossetti opachi. Tra l'altro ha un buonissimo profumo, quasi da mangiare, non si vedrà mai, sì, forse sì, ed è carinissimo. E ho voluto prendere anche un rossetto della linea Mademoiselle, è un rossetto opaco e si chiama Spunked. Il pack si presenta così sull'argento, non è quello che ho su ora, perché quello che ho su ora si chiama Twig di MAC, e il colore è un bellissimo marroncino, altro che marroncino, è un bel sì, marroncino caldo. Bellissimo e mi piace un sacco. Tra l'altro l'ho già provato, ha una buona tenuta e perché no, lo si può utilizzare o da solo o con sopra il top coat sempre di Fenty Beauty. Tra l'altro ha anche un buonissimo profumo. Per ultimo ho preso un profumino, l'ultimo uscito in casa è il sub o penultimo, non ricordo, si chiama Girl of Now, è un 50 ml de parfum. Questo è buonissimo e ho preso anche la crema per il corpo da 200 ml, questa è ancora intatta perché ancora non l'ho provata. Quindi ho preso il profumo che è favoloso, lo voglio ricomprare, è uno dei miei preferiti, ha una buona tenuta, ottimo sillage, è fresco ma allo stesso tempo abbastanza dolce. Devo dire che ha anche una buona tenuta, mi piace tantissimo. Lo consiglio per il periodo autunno-inverno, ma perché no anche in primavera, in estate lo trovo troppo eccessivo, e all'interno c'è anche la nota di mandorla, che è una nota che io sto amando alla follia, e la mia amica Cristiana ha capito cosa voglio dire. Insomma, questo profumo è favoloso. E perché non ho utilizzato il latte corpo che ho acquistato? Perché è l'unico campioncino dopo tutto questo ambaradam che ho acquistato da Sephora. La commessa cos'è che mi regala? Ta-da! Il campioncino latte corpo Elisab Girl of Now da 75 ml che io ho quasi finito. Ragazze, mamma mia che fantasia, ogni volta che vado da Sephora e vado a pagare alla cassa mi faccio sempre il segno della croce, perché i campioncini sono sempre quelli che sono, si sprecano, anzi già tanto che mi hanno dato questo, perché di solito non mi danno mai nulla se non quasi un calcio nel sedere dopo tutti i soldi che comunque lasciamo giù in negozio. Detto questo, io vi mando un enorme beso, fatemi sapere cosa ne pensate, scusate lo sfogo iniziale, però insomma, cosa buona e giusta volevo dire, quello che pensavo e quello che mi stava succedendo ultimamente qua su YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video, settimana prossima, con i profumi autunno-inverno 2018-2019. Ciao!